Sofì e insieme siamo le contro te. Benvenuti in questa nuova Slime Challenge. Io sono molto arrabbiata per chi non l'avesse notato. Perché? Perché? Perché dobbiamo fare questa sfida con i miei trucchi? Non potevamo farli con i tuoi? Con i miei trucchi? Ma io mi caccio trucchi, non mi trucco. Sei tu l'unica della coppia che usa i trucchi di make up. Trucchi di make up? Ma come parli? Beh, parlo come mi pare e piace. E oggi ci sfideremo nella Slime Challenge Make Up Edition. Vi rendete conto? Questo pazzo mi ha convinto a prendere alcuni dei miei trucchi e adesso dovremo letteralmente romperli per fare lo slime. Sì, e sarà bellissimo. Credetemi, sarà davvero super soddisfacente. Una tragedia. Prima di tutto iniziamo aggiungendo nella nostra ciotola della normale colla trasparente. E fin qui va bene. Ok, così, un bello strato di colla. Non ci posso pensare. E questo è per me. I trucchi verranno distrutti. Sì. Tra l'altro ho preso delle cose a cui tenevo particolarmente, perché lui è andato in bagno e ha preso delle cose a caso. Questo qui, che è il mio blush preferito. Adesso quindi so quale rompere per primo. No! No, aspetta, hai preso anche l'illuminante. Sì, l'illuminante. Per questa sfida a turno dovremo chiudere gli occhi, scegliere un trucco a caso e romperlo in questa colla trasparente. Alla fine mescoleremo i trucchi con la colla e ne verrà fuori uno slime. Chi avrà fatto il colore più bello sarà il vincitore della sfida. Ahimè, dobbiamo dare inizio alla sfida, quindi come vedete io indosso la slime felpa, quella che mi aiuterà nella scelta dei colori perfetti. Se anche voi volete prendere il nostro merchandising ufficiale, lo trovate solo ed esclusivamente sul nostro sito ufficiale mecontrote.it/shop. Tutto ciò che trovate negli altri siti o nelle bancarelle o nei negozi sono tutte cose false. Quindi non prendetele, prendetele solo sul nostro sito. Inizio io, chiudo gli occhi e prendo questo trucco qui. No, iniziamo. Cos'è? Malissimo. È gigante. Cos'è secondo te questa? Questo è un trucco. E cosa c'è nei trucchi? Il trucco. Secondo te serve per? Truccarsi. Ottimo. Va bene, dai, inizia. Neanche sa cosa sta rompendo. Gli ombretti che si mettono negli occhi. Sì, va bene. Gli ombretti. Piano. Oh, inizia da questo qui sotto. Guardate che soddisfacente. È una cosa terribile, ragazzi. Wow, è bellissimo. Rompiamo anche questo qui. Li sta rompendo tutti. Tutti. Non ne risparmio neanche un quadratino. Vuoi mettere tutti i colori? Certo, guardate qui. Sei un mostro. Anche questo qua color cacca. Chi è che indossa questo trucco color fango? Si usa per fare le sfumature. Sì, le sfumature, aspetta che continua a rompere qui. Sei un mostro, Luì. Ma come puoi fare tutto questo senza mostrare neanche un briciolo di pietà? Sì, la pietà per i trucchi. Ma che stai dicendo? E aggiungiamo anche l'ultimo. Ok, scendete tutti per bene. Wow, ho già un super mix di colori. Tocca a me, chiudo gli occhi. Questo qui che non so cosa sia. Apro. No. Luì, ma è il mio fondotinta. In realtà non so cosa ti ho dato, però è il barattolo più grande, quindi ho pensato che sia qualcosa di importante. Sì, Luì, è il fondotinta. Fa una pelle luminosa, levigata, capito? E poi è del mio stesso colore dell'incarnato. Non me ne importa un figo secco. Aggiungi tutto nella colla. Vado. Verrà lo slime color nocciola. Non abbiamo mai fatto niente del genere. Di solito facciamo gli slime colorati, non color carne. Tocca di nuovo a me. Chiudo gli occhi e pesco qui. Cos'è? Un rosetto. Cos'è questa cosa? Sì, è un rosetto verde. Col pennello? Sì. E come lo devo aggiungere? Bella domanda. Dovrei spennellarlo nella colla? Già. O provo a farlo scendere così. Scendi, dai! Sai che dovresti spennellarlo nella colla. Sofia, è imbrogliato. Questo coso qui non c'ha colore dentro. Prendiamo il pennellino e lo mescoliamo. No! Colla lì dentro, sei un mostro. Ok, così, piano piano, sta prendendo forma. Faccio un po' così e poi tiro fuori. Così dovrebbe andare bene. Ti serve ancora? No. Un po' di lucidità. No, grazie. Adesso tocca di nuovo a me. Chiudo. Questo qui. Cos'è? Un meraviglioso rossetto, vediamo che colore è. Wow! Vai, dai, spezzalo pure dentro la colla. Che brutta cosa, spezzare i rossetti. Addio, rossetto. Sei stato molto bello. Vai. Ciao. Oh, no. Però darà un sacco di colore al mio slime. È di nuovo il mio turno. Chiudo gli occhi e pesco te.
Cos'è? Che ho preso? È un coso di quelli che si mette nella faccia. Un coso? E come si chiama? Blush. È una terra. Ok, andiamola a distruggere. Questo è molto più grande di quelli di prima ed è super soddisfacente. No, perché giri? Non girare. Fatti rompere tutto per bene. Guardate qui, si è spezzato tutto. Adesso tocca di nuovo a me. Questo qui. Cosa hai preso? Ma cosa? Ma perché? Ma cos'è che hai preso? La cipria. E vabbè, dai, si può rompere la cipria, no? È già rotta. Allora, se è già rotta, buttala proprio. Bisogna togliere la parte sopra. E sotto, come vedete, c'è tutta la cipria che sembra bicarbonato. Magari renderà subito la colla uno slime. Beh, chi lo sa? La verso tutta. Vai, cipria. In cipria per bene questa colla. Renderà lo slime super ropacizzato. Prossimo trucco. Prendo questo qui. Cosa ho preso? Dov'è? Questo. Ma che è? Correttore. No, che schifo. Ma di nuovo quelli col pennellino. Ma che schifo sono. Aspetta, forse questo lo posso spremere. No. Oh sì, no. Eccolo. È proprio color nocciola cacca. Scendi tutto. Perfetto. Tocca a me. Ok, ci sono. Questo qui. Cosa hai preso? Un meraviglioso ombretto brillantinato metallizzato. Tieni, con questo lo potrei rompere perfettamente. Guardate che bel colore che era. Wow, era tutto brillantinato. Sì, sì, ma rompiamolo adesso. Anche se mi dispiace, però devo ammettere che è molto soddisfacente. Vai, vai, scendi tutto. Prossimo ingrediente, scelgo questo qui. Cos'è? Un rossetto. Sì. Speravo di trovarlo. Vuoi rovinare tutti i miei rossetti? Cosa sta facendo? Scendi. Devi tagliarlo. Ok. Userò le tue stesse forbici. Vado a tagliare. Zam. Oh, ecco, anche questo qui. Proprio tutto? Sì, sì. Vado. Sì, prendi proprio quello? Il tuo preferito. Allora, però devo dire che è un buon illuminante, tutto pieno di glitter. Quindi non farà altro che rendere il mio slime super glitterato. Ok. No, che peccato. Oh, lo metto. Adios, illuminante. Adios. Rimangono gli ultimi due trucchi, questi tondini qui, e io scelgo questo qua. Ok. E quindi questo è per te. Che schifo, la terra. Che bello. Oh, l'ho spezzato. È un problema? No, figurati. Io ho questo colore bellissimo. Mentre io ho questo schifo. Andiamo a distruggere l'ultimo trucco. Ta-da! Wow, questo è molto più cremoso degli altri. Già, perché è più bello. Ok. Ciao ciao, goodbye my love. Vado anch'io. Ok. Brava così, scava come... Scava come un vero castorino. È sceso proprio un pezzettone. Adesso che tutti i nostri ingredienti sono nella ciotola, è tempo di mescolare. La mia ciotola al momento si presenta così. Sinceramente non mi fa impazzire perché sono tutti colori strani, nocciola. Beh, vediamo, mescoliamo. La cipria renderà tutto super bianco. Esatto. Oppure il rossetto che devo spiaccicare per bene. Che strano. Mentre io ho molti più colori di te. Già. C'è un po' di blu, un po' di viola, un po' di beige. Il tuo verrà super pigmentato. Andiamo a mescolare. Wow, guarda qui. Che strano, sta venendo marroncino. Effettivamente non è proprio un colore bellissimo. Sembra lo slime al cacao. Mescoliamo tutte le colle per bene, vai. Una cosa strana è che la cipria non si mescola con la colla. Com'è possibile? Non lo so, vedi, rimane tutto nei bordi. Il mio è diventato ufficialmente lo slime alla cioccolata. Che guardate strano. Qui. E il mio invece è proprio color carne. Andiamo ad aggiungere gli attivatori, bicarbonato. Mescoliamo tutto per bene. Ne ho messo troppo. Diventerà cemento il tuo. Già. E il liquido per lentine. Ma soprattutto, secondo voi riuscirà? Secondo me sì. Infatti il mio sta già prendendo forma. Forse anche il mio. Io spero solo non ci colori tutte le mani non appena lo prendiamo. Infatti. Eccolo, guardate qui. Lo slime di terra. Però ha dei glitter, li vedo. La terra gli ha dato dei colori molto particolari. La terra, abbiamo messo i trucchi, mica la terra. Terra intendo quella viola che avevi messo, il blush. Parla nella tua lingua da pazza. Guardate, è questo colore un po' strano, rosellino, eccetera. Però
Wow. Il fondotinta l'ha reso super lucido. Provo a prendere anch'io il mio. Mi sto sporcando tutta di rossetto come avevi previsto. Wow! Mi sto colorando anch'io tutte le mani. Guardate qui. Poi il rossetto non si è mescolato per niente. È rimasto un pezzo sano. Ma anche tu noti la consistenza così strana? Sì, sento tra le mie dita tutti i pezzettoni ancora sani di pigmenti. Sì, e poi è diventato tipo metallizzato. Però secondo me verranno delle bolle meravigliose. Anche a me stavano venendo. Stavano venendo, ragazzi, ne avete visto anche voi? Ma la trucco comunque. Ma perché rimane sano il trucco? Guardate qui, ci sono pezzi di trucchi sani. Perché non volevano diventare slime. Sì, che volevano diventare slime. Dovevano andare sul mio visino. Con la tecnica mutandona farò una bollona. Wow, piccolina. È super scoppiettante! Sto sporcando tutto di rossetto! Oh cavolo, guarda il tavolo! È tutto sporco! Ultima bolla, vediamo chi la fa più grande. Ragazzi, l'avete visto? Non ho visto un bel niente. 3, 2, 1! Rettangolare! Dai! Così, così, il telone della bollona! Ma perché non riescono? Facciamo un po' cambio? Vai! Ma il tuo è super liquido. Oh, il tuo profumo di blush. E mi sta sporcando tutte le mani. 3, 2, 1. Sì! Bene, tintrote, quindi se vi volete truccare utilizzando lo slime, vi basterà fare questo e poi appoggiarlo in faccia. Ma cosa dici? No, piuttosto, se a casa avete dei trucchi vecchi che dovete buttare, vi consigliamo tantissimo di fare questa sfida perché è super divertente. Wow! Ma mi raccomando, non rubate i trucchi a vostra mamma per distruggerli. Utilizzateli solo se sono vecchi e dovete buttarli. Ma adesso scriveteci qui sotto nei commenti secondo voi chi è stato il più bravo e fortunato. E se ancora non vi siete iscritti al nostro canale, cliccate qui davanti a Sofì. Mentre se vi siete persi i video di ieri, cliccate davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao!